Voss ha provato ad approcciare Ventress, ma non ce l'ha fatta. Hanno provato a catturare insieme il Volpai e si sono separati. E nel frattempo Voss aveva un po' di fame, si è ordinato un panino e ha cominciato a riflettere. Ho fallito con Ventress. Cosa potevo fare di più? Cioè, ero me stesso, simpatico, bello, prestante. Solo che in più ho aggiunto la nota seduttore perché dovevo sedurre Ventress. Perché ho fallito? E mentre ci pensa, è un po' rattristito. Cioè sì, ha fallito, ma è più il fatto di aver fallito con Ventress, una donna che per quel poco che ha conosciuto rispetta ed effettivamente fa notare che fisicamente è molto bella, è molto attraente, ha degli occhi glaciali in cui lui si è perso guardandoli e quindi questo fallimento forse pesa più come uomo che come Jedi. Voss sta riflettendo su questo. Forse davvero comincia a provare qualcosa per questa ragazza, un'attrazione per ora solo fisica. E il fallimento gli brucia. Gli brucia perché l'unico modo anche per uccidere Dooku è la sua missione, quindi subentrano altre cose, ma sta cominciando a ragionare attorno a tutto ciò che circonda questa missione, questa difficile missione in cui la prima cosa è approcciare per l'appunto l'ex apprendista del Conte Dooku. È immerso quindi nei suoi pensieri, a un caff bar, si beve un po' di alcol come al solito perché Voss è abituato a stare sotto copertura e quasi sempre nei bar, ed ecco che vede entrare Ventress. Allora, bello piacione, si siede al suo lato e offre alla donna da bere. Lei come sempre lo guarda freddo, distaccata. Ti ho detto di lasciarmi in pace. Ma sì, cosa vuoi che sia? Dai, beviamo qualcosa insieme. Il Volpai è fuggito, abbiamo perso la preda. Facendo chiacchiere, conosciamoci, era la preda di entrambi, no? Poi è ancora qui nei dintorni, perché non facciamo così? La cerchiamo insieme, io e te, dividiamo i 25.000 crediti. E poi vediamo se va bene la missione, diventiamo soci, altrimenti ci dividiamo. Ventress è un po' titubante. Perché continua a insistere? Perché vuole diventare suo socio? Lei lavora da sola e lo ha già detto. Però è incuriosita da quest'uomo che le ha offerto da bere, si dimostra sorridente, si dimostra interessato a lei e le fa piacere. Stanno parlando, a un certo punto il comm link di Voss comincia a suonare. Ed è Obi-Wan Kenobi. Voss, come va? È un po' che non ci aggiorni, l'altro consiglio vuole essere informato dei tuoi progressi. E Voss gli dice, sì, guarda, ci ho provato, c'è un approccio, ora sono in mezzo a una conversazione, ci risentiamo dopo. Torna a sedersi e ha un sorrisone enorme, mentre se lo nota. Che cosa c'è? Ah no, niente. No, che cosa c'è? Ho avuto una soffiata da un mio informatore, ma io, sai, la condivido solo con i miei soci. Tu lavori da sola, giusto? E mentre sei curiosa. Ma non vuole ancora dire che sono soci, non può cedere così facilmente, mentre è una personalità molto orgogliosa, quindi è lì sulle sue che lo guarda. Voss fischietta. Ah, 25.000 crediti da solo. Sono un bel gruzzolo, eh. Vabbè, è un peccato, dai, andrò da solo. E nel frattempo Ventress si è un po' agitata e sta giocando con una piastra di metallo. Allora Voss ne approfitta. Che cos'è questo oggetto? Niente, l'ho strappato al Volpai, la nostra preda, durante lo scorso combattimento. E Voss allora, ecco che ha il momento opportuno per scoprire realmente dove sia la preda. Prende la piastra e lui vi ricordo che ha una particolare abilità, la psicometria. Ovvero Voss, se si concentra mentre tocca un oggetto, può vedere i ricordi legati a questo oggetto. Quindi prende in mano la spilla, questo oggetto di metallo, e comincia a vedere una famiglia. Vede il Volpai con dei rodiani, una moglie e un bambino. Probabilmente il bambino non è suo, è della moglie, però lui lo tratta come un figlio. Vede una stanza spoglia, povera, una finestra blu con tende gialle. È un bel panorama. Sono ancora lì su Pantora. Ciò è abbastanza per rintracciare la preda. Basta girare un pochettino, rimanere in zona, trovare quella casa, quell'abitazione ed eccolo lì, ecco la preda. E questo è il momento in cui lui di nuovo chiede a Ventress: ho avuto la soffiata, so dove trovarlo, non ha lasciato il pianeta, è ancora qui. E
E Voss, come lo sa questo? Ha visto per l'appunto, grazie alla sua abilità, che toccando la spilla, questo Volpai è una famiglia. Non può abbandonarla così da un momento all'altro, no, di sicuro è lì con loro. E Ventress, titubante, ancora non vorrebbe, ma accetta. Partono, escono dal Kafbar e cominciano a girare. Passano 10, 20, 30 minuti e Ventress comincia un po' ad attirarsi. Voss si guarda attorno perché? Perché non può dirle, guarda, ho usato la forza. Lui si sta fingendo un cacciatore di taglie, quindi deve tenere nascosto che sia sensibile alla forza, deve tenere nascosto che ha avuto la visione grazie alla psicopatria. Ma si guarda attorno per cercare... Eccola! Ok, finestra blu, tende gialle, il panorama è lo stesso. Trovato! Siamo arrivati. Entrambi i cacciatori, Voss e Ventress, entrano nella casa ed ecco il Volpai, Morigi, che è lì con la sua famiglia. La moglie che grida: non fategli del male, vi prego! E lui che li supplica. Lasciatemi andare, io non ho fatto nulla di male. E Voss, nel sentire queste parole, fa... È la prima cosa che direbbe un colpevole. E effettivamente lui che cosa ha fatto? Ha rubato del denaro a un clan, al clan Rang, e questo ha messo una taglia sulla sua testa. E Ventress glielo dice: guarda, vieni con noi. C'è una taglia, 25.000 crediti. Hai tradito il clan Rang. E loro ti vogliono vivo o morto. Vieni con noi, ti catturiamo vivo. Arriva qualcun altro, ti fanno fuori. Quindi ti è andata bene che siamo arrivati prima noi degli altri. E Moregi fa: no, no, no. Vi pago 3 volte tanto. Tu non li hai quei soldi. E poi veniamo pagati abbastanza per non compromettere la nostra reputazione. E effettivamente, se io ti lascio scappare, prendo soldi da te. Chi è che mi commissiona di nuovo? Ventress è una cacciatrice di taglie ormai. Lo sappiamo dalla sesta stagione di The Clone Wars e già dal lavorettino che aveva fatto con Boba Fett, con l'artiglio di Crate. Voss si spaccia per tale. Quindi non possono lasciar scappare il Volpai. Fatelo per mio figlio, lasciatemi scappare. Io ho rubato, sì, ma l'ho fatto per dare un futuro a lui. E Voss è commosso quasi. Non può biasimarlo. Si guarda attorno. Effettivamente Moregi non ha i soldi. Non è che ha rubato per arricchirsi, no, ha rubato per fame, per dare una speranza alla sua famiglia. E Voss non può che biasimarlo. Avrebbe fatto lo stesso. Nella sua identica situazione avrebbe fatto lo stesso. Ed effettivamente pensa quanto lui sia un privilegiato. Ci ragiona e fa: io sono cresciuto al Tempio Jedi. Al Tempio Jedi avevo cibo, un letto, i vestiti. Non ho mai avuto bisogno di soldi. Durante le missioni, i crediti me li dava il Tempio, l'Ordine Jedi. Sono un privilegiato, in effetti. Ci sono famiglie come questa che per arrivare a fine mese devono fare affari con gang, con cartelli criminali. Molte volte finiscono in queste situazioni. Dal punto di vista di Voss, Morigi non è il cattivo. No, è il clan Rang che è cattivo. Lui lo conosce il clan, ha già fatto dei lavoretti sotto copertura per infiltrarsi nel clan. Gente tosta, gente brutta, gente che uccide. Moregi gli ha rubato dei soldi. Ha rubato dei soldi dai criminali, sì, ha sbagliato, ma non è cattivo. Ed è qui che per la prima volta diventa sottile, e vediamo quanto Voss sia tipico per un Jedi, diventa sottile il confine tra bene e male. Moregi ha sbagliato, non per questo è cattivo. Il clan Rang è nel giusto perché ha messo una taglia, l'ha messa in modo ufficiale, ma essendo un cartello criminale che uccide persone, è quello la parte malvagia, nonostante sia la parte offesa di questo atto. Diventa un po' tutto un punto di vista. Voss quindi vorrebbe lasciarlo andare. Non può, deve prenderlo. Perché è la sua missione, perché non può fare altrimenti, perché deve convincere Ventress a fare società con lui, ma soprattutto è ciò che la legge dice. C'è una taglia, la preda va presa, va catturata. Prima che arrivi un cacciatore di taglie più spietato, ad esempio Cad Bane, e tranquillamente gli spari e lo uccida.
Allora, supplicato di nuovo, Moreji non sa che fare. La moglie lo guarda e gli fa: scappa! Lui quindi dà un cazzotto a quella Voss, che si prende un cedro qui di nuovo, che è il secondo in due puntate che si prende in faccia, cade a terra e Moreji comincia a scappare dalla finestra. Voss è a terra, un po' stordito, guarda Ventress e gli fa: ah, ha proprio un bel destro. E Ventress di nuovo arrabbiatissima: idiota! E comincia a seguire il Volpi per la strada. Solo che Moreji ha rubato uno speeder rosso ed è partito. Ventress, saltellando di qua e di là tra i tetti, tra i veicoli, sta cercando di raggiungerlo. Voss, che è un po' più indietro, si è rialzato con calma, ha visto uno speeder bike parcheggiato. Sale sullo speeder bike, raggiunge Ventress. Ehi, socia, vuoi passaggio? Ventress buffa per l'arroganza di quest'uomo, ma salta in sella. E questa scena ricalca un po', per come è descritta, è la scena dell'attacco dei cloni. Che per l'appunto c'è Obi-Wan che sta seguendo la preda, Anakin va a prendere lo speeder e poi si ritrovano. Più o meno la dinamica è questa. Voss guida lo speeder e affianca vicinissimo quello del Volpi, mentre Ventress si poggia sul sellino pronta al salto e quando sono vicino, ecco che grazie alla forza compie un balzo, atterra sullo speeder del Volpi e accende la spada laser. Quale spada laser? Perché effettivamente in The Clone Wars Barry Soffi le rubò per dare colpa ad Ahsoka, eccetera, rubò le spade e quindi Ventress non ne ha più queste spade. Che spade ha? Non ha quelle rosse. No, ha una spada gialla. Una spada gialla che lei ha acquistato al mercato nero. Effettivamente, se noi ci pensiamo, muoiono tanti Jedi durante la guerra. E c'è un mercato nero che va avanti, in cui le spade vengono rivendute, soprattutto nel loro esterno, in cui i Jedi vanno a fare le missioni, le prendono i separatisti, cosa se ne fanno? Qualcuna arriva in mano di Grievous, qualcuna per puro caso, come quella di Sifo Dyas, torna dopo un po' all'ordine Jedi, le altre vengono vendute. E Ventress al mercato nero ha trovato questa bella spada gialla e ha detto: sai che c'è? Me la prendo io. Me la prendo io perché so usarla. Ma soprattutto, dimentico il mio passato. Ero un apprendista Sith, una Sith mancata. Ora non lo sono più. Le mie spade rosse mi sono state rubate. Basta, è tempo di cambiare. Sono una cacciatrice d'Italia da questo momento. E quindi la spada gialla sarà il mio nuovo simbolo. La spada gialla sarà quella che utilizzo, quella che uso, ed è quella che sta usando adesso contro, per l'appunto, Moreji. Gliel'ha puntata. E finalmente il Volpi si arrende. Ok, mi avete preso. Prendono quindi la preda e si dividono i 25.000 crediti. Voss è felicissimo. Ce l'abbiamo fatta, hai visto? Insieme abbiamo preso il Volpi. 25.000 crediti, diviso due. Non è male, no? Facciamo coppia. E Ventress di nuovo indispettita: perché vuoi fare coppia? Qual è il motivo? E Voss risponde sinceramente: sono solo da tanto tempo. Non ho mai nessuno con cui ho avuto un vero legame. Cerco compagnia, qualcuno con cui parlare, qualcuno con cui condividere le esperienze, qualcuno con cui passare il tempo. E Ventress, sentendo queste parole, ha dei ricordi. Ripensa al suo maestro, Ninarek, quando lei era una Padawan, quando combattevano nell'orlo esterno. Ed erano una coppia. Era bello stare insieme. Ripensa a Madre Talzin. Anche lì era bello avere un punto di riferimento. Qualcuna che nei momenti di sconforto potesse tirarti su, potesse darti speranza. Ripensa alle sue sorelle, le sorelle della notte, ma tutte quelle persone sono morte. E sono morte la maggior parte, per colpa di Dooku, per colpa dei separatisti. Ed è beffardo, eh? Perché pensandoci, il conte non l'ha mai amata. Non l'ha mai amata né come donna, né come figlia, né come apprendista, né come amica. Eppure è l'unico vivo, perché Ninarek l'ha amata come sua apprendista, Madre Talzin l'ha amata come sua figlia, le sorelle l'hanno amata come una di loro, Dooku no, Dooku l'ha usata, l'ha addestrata come sua apprendista, come sua assassina, ma poi appena arrivato il momento ha provato a ucciderla. Ed è buffo, è veramente ironico
che l'unica persona che non abbia amato Ventress, ma che l'abbia usata, sia viva. E tutte le altre, che comunque hanno avuto un sentimento nei suoi confronti, siano sottoterra. Ciò fa pensare Ventress. Magari, per la prima volta, avere uno simpatico come Voss al suo fianco potrebbe essere positivo. Ed effettivamente ripensa un pochettino all'ultima avventura avuta con Ahsoka. Con Ahsoka, quando l'ha trovata su Coruscant, nei livelli sottostanti la città, ha provato un po' a redimersi, ha provato ad aiutarla prima che Barriss Offee le rubasse le spade. E si è trovata bene. È stato un duo per breve tempo, un duo che comunque l'ha un po' risollevata. È tornata un pochettino verso quella serenità. Non possiamo dire luce, perché comunque il sentiero di Ventress è sempre un po' sul crepuscolo, un po' verso l'oscurità, un po' verso la luce, perché lei è una sorella della notte, non è un Sith, quindi non cede mai totalmente al lato oscuro, ma non è nemmeno un Jedi. Le sorelle della notte vivono su Dathomir, usano il lato oscuro, ma non si fanno corrompere da esso. E per l'appunto Ventress è un po' così, usa il lato oscuro, ma non si fa ghermire, non cade vittima delle emozioni, è molto razionale. Lei lo controlla, ma non cede mai completamente per diventare vittima, schiava dell'oscurità. E ha bisogno un po' di quella luce, di quella spensieratezza. Guarda Voss e gli fa: d'accordo, siamo soci. E Voss rimane sorpreso. Io e te soci? Sì. Però bada bene, faremo coppia. Sali sulla mia nave, dividiamo tutto a metà, però attento, perché dividiamo i guadagni, ma anche lo sforzo deve essere fatto a metà. E in più dobbiamo cercare il doppio dei lavori, perché la paga sarà dimezzata per entrambi. Giustamente, una taglia, 25.000 crediti, vanno divisi per due, quindi i lavori dovranno essere il doppio. Ma soprattutto l'uomo dovrà allenarsi, perché mentre Stefano, no, sei lento, sei debole. Ti ha dato un cedro, sei caduto per terra. E Voss non può dirle: guarda, se usassi anch'io la forza, l'avrei catturato. Sto giocando limitato, non può dirglielo. Però sta per l'appunto facendo tutto base, come un normale umano. Mentre Ventress, senza farlo notare, usa la forza. È molto pacata nell'usarlo, tra poco lo vedremo. Ma usa la forza, giustamente. Voss non lo sta facendo. Inoltre lo mette in guardia, oltre agli allenamenti. Se si dimostra pigro, se si dimostra stupido, il loro rapporto finisce. Ventress odia gli stupidi e odia la pigrizia. Quelli che si rilassano, lei sapete come li chiama? Morti. Voss accetta. Farò tutto ciò che mi chiedi. E mentre lei sale sulla nave, lui la guarda. E le guarda ancora una volta indietro. E lo fa con un po' di ammirazione, pensando: ok, devo ammettere che è proprio una donna bella. Devo ammettere che ha un carattere fantastico. Mi trovo bene con lei e non vedo l'ora di approfondire questa cosa. Non è un pensiero da Jedi, ma lo fa distinto. È il suo cuore a dirglielo. E Ventress di nuovo si accorge che lui la sta guardando. Allora fredda si gira e gli fa: guarda che io non mischio mai il piacere con il lavoro. Beh, fai male.